siamo stati duri e abbiamo chiaramente anche atteso per vedere appunto se dal comune di Narni venissero comunque delle manifestazioni nei confronti dei lavoratori positive con i nostri riscontri chiaramente. Purtroppo noi abbiamo letto un comunicato del sindaco congiunto con la regione, che chiaramente abbiamo apprezzato, ma subito dopo abbiamo letto una comunicazione dell'assessore allo sviluppo economico, che per quanto ci riguarda chiaramente rappresenta il comune di Narni, non è un libero cittadino. Su questa, diciamo, questione non abbiamo concordato sulle sue parole, e quindi chiaramente ci siamo posti nei suoi confronti per dire che innanzitutto quello che ci è sembrato da parte sua è stato un po' una sorta di ricatto anche nei confronti del liquidatore e di SGL, no? Perché diciamo, dice, se voi non accelerate i tempi, non cercate di darci queste possibilità che ci sono, noi cambiamo destinazione d'uso al sito. E questo per noi è inaccettabile, perché come abbiamo fatto in precedenza, io non c'ero ma l'ha fatto prima chi c'era prima di me, con il polo chimico e quindi con le ex aree Basel, lo stesso noi vogliamo per il sito di Narni, perché nel momento in cui si cambia destinazione d'uso è chiaro che non ci sarà più possibilità di reindustrializzazione all'interno, quindi noi tuteliamo il lavoro e vogliamo che lì ci sia una reindustrializzazione. A questo punto noi abbiamo deciso appunto con la Wiltec di uscire con questo comunicato. Tra l'altro abbiamo tentato anche in una giornata di vedere se ci trovavamo comunque tutti e tre insieme, perché